Omicidio Nada Cella, ecco perché il GUP scagiona Cecere, parentesi, e accusa Soracco, ma la procura non molla. Nelle motivazioni della sentenza, il giudice respinge come meri sospetti gli elementi contro l'ex maestra, ritenendo però evidente il depistaggio delle indagini. 43 pagine di motivazioni per dire un no che pesa come un macigno. Un elenco di deposizioni, nomi, date, ipotesi dove ricorre, come un mantra, la stessa frase ripetuta più volte al fondo di ogni capitolo. Tale elemento non può qualificarsi dunque un indizio, bensì un sospetto. Il GUP di Genova, Angela Maria Nutini, ha usato questa formula per bollare come insufficiente, per alcuni aspetti contraddittorio, il quadro indiziario contro Anna Lucia Cecere, l'ex maestra da quasi 30 anni residente tra Cuneo e Boves, su cui pendeva una richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio di Nada. Insieme a lei erano accusati per favoreggiamento e false dichiarazioni al PM il datore di lavoro Marco Soracco e sua madre Marisa Bacchioni. Prosciolti tutti, la Cecere per non aver commesso il fatto, gli altri perché il fatto non costituisce reato, una differenza non da poco. La pista dei soldi, per il giudice l'alternativa più plausibile. Nella sua lunga disamina, infatti, il giudice si mostra comprensiva con la principale indagata. Parentesi, va anche tenuto conto, scrive parlando del suo temperamento iracondo, della vita difficile che fece questa donna, orfana da bambina, madre giovanissima, sicuramente desiderosa di accasarsi, ma spende parole di fuoco nei confronti dei coindagati. Il commercialista Soracco e sua madre sono ritenuti responsabili di un tentativo di depistaggio che emerge dagli atti con solare evidenza, fin dalle prime battute. Lo prova, secondo la magistrata, anzitutto quell'assurdo impulso a lavare le scale dal sangue della vittima, alterando in modo irrimediabile la scena del crimine. Una donna colta e tutt'altro che sprovveduta come la Bacchioni, professoressa in pensione, non poteva non saperlo. L'ho già detto, mi ripeto per inciso, la Bacchioni lo disse a suo tempo, è un elemento che fu esaminato dai primi inquirenti e magistrati, evidentemente. Lei non ha pulito niente. Si trattava di gocce che cadevano dalla testa di Nada, stillavano e che già erano state ampiamente calpestate. Ormai la scala era un pantano, lei si limitò a pulire quelle. Si tratta di un atteggiamento assolutamente comprensibile per chi conosce i Liguri di una certa generazione, preoccupatissimi di non dare dei fastidi ai vicini. Questo non altera la scena del crimine, perché la scena del crimine era la stanza e lei lì non entrò. Quanto al figlio, pesano le ritrattazioni sull'ora di arrivo in ufficio. Prima indica le 9:05, poi cerca di spostare l'orario sempre più in là. Inciso, ne abbiamo già parlato in altri video, non è che l'abbia spostato poi di molto, è chiaro che siamo sempre al discorso, uno non controlla l'orologio. Trovo un cadavere, guardo a che ora. Oltretutto, per altri fatti di cronaca, non ci sono queste precisioni. 9:10, 9:05, c'è la chiamata al 118. E c'è Nada Cella vista fino a un certo punto in determinati luoghi, quindi il range è comunque molto ristretto. Avanti, è provato anche che qualcuno avesse messo mano al computer di Nada già il giorno del delitto, prima si potesse svolgere qualsiasi accertamento. Perché? Inciso, ma quale perché? L'ha spiegato tanto bene l'amico di Nada che intervenne con la croce, con l'ambulanza, per soccorrere Nada, che era ancora viva, in teoria bisognava non sbrigarsi di più. Spostarono la scrivania, il tavolinetto e si misero le mani magari anche sul computer. Tre o quattro persone che soccorrono una persona che è evidentemente molto grave, che può essere salvata però per questioni di nanosecondi, perché poi ci vuole poco anche essere accusati di negligenza. Quattro persone toccano, spostano e non sono una ditta di traslochi, quindi fanno strisciare questi mobili, accantonano. Qui la spiegazione in teoria c'è, se possono naturalmente trovare molte altre, ma in teoria c'è. Perché la pista da seguire è un'altra, sostiene il GUP Nutini, quella che la procura indica solo come movente alternativo all'ipotesi della gelosia furiosa che Cecere, innamorata di Soracco, avrebbe nutrito per quella ragazza senza nemici e senza grilli per la testa, quasi sua coetanea, che pare le somigliasse molto.
Inciso, io somiglianze vedo Nisma, ma proprio nessuna. Guardiamo le due foto, ditemi dove si somigliano, a parte essere delle brune. Non so, veramente qua dobbiamo far coincidere quello che non è nemmeno parente. Senza grilli per la testa, ma non è una colpa avere qualche grillo per la testa. Se continuiamo a voler salvare capre e cavoli, non salveremo niente e andremo avanti senza colpevoli, senza colpevoli, e non dovremo lamentarci. L'alternativa logica più plausibile, secondo questo gruppo, sarebbe la presunta scoperta di buste con grosse somme di denaro nello studio del professionista. Lo sentiamo oggi, perché prima non ce l'avevano mai detto, è comunque un commercialista. Un affare losco. Ah sì, un affare losco. Allora perché non abbiamo indagato in questi 27 anni? Qui ci si può leggere un'accusa anche contro chi ha indagato all'inizio, contro i primi magistrati. Se c'era un affare losco, dovevano assolutamente svilupparsi indagini anche nel settore delle revisioni contabili, che ci dice qualcosa anche per il caso di Via Poma. Non si è fatto nulla perché stiamo proteggendo chi? Qui a suon di proteggere, voglio dire, finiamo molto lontano. Affare losco forse collegato a un giro di usura con membri delle forze dell'ordine e gente del porto coinvolti. Di tutto questo Nada avrebbe parlato a Pasqua con lo zio, un mese prima di morire, entra in campo lo zio. Non ne parla papà, non ne parla la mamma, non ne parla la sorella, non viveva più con loro, ma in ogni caso veniva giù. No, ne parla con lo zio. Non è la prima volta che entra in campo uno zio. Aggiungendo Nada, che stava cercando in ogni modo di andarsene, ma che Soracco, accortosi di qualcosa, le avrebbe detto di levarsi dalla testa l'idea di lasciare quell'ufficio. Vediamo qui, sempre sono incisi, che abbiamo completamente modificato l'immagine di Soracco, da corteggiatore respinto a datore di lavoro odioso, adesso diventa addirittura un minaccioso. Va detto che sulla pista degli affari sporchi, sostenuta anche dalle dichiarazioni di un collega di Soracco, si indagò già poco dopo il delitto senza trovare niente. E qui, o accusiamo i primi inquirenti di aver coperto, o non se ne esce. Ma certamente oggi questo con la cecere c'entrerebbe un po' poco. A maggior ragione sarebbe complicato riaprirla adesso, considerato che lo zio di Nada, il quale ai tempi aveva aspettato un anno e mezzo per parlare, per paura disse, afferma di non ricordare nulla di queste clamorose confidenze della nipote. Ma cosa spinge il gruppo ad accantonare l'idea che le carte dell'accusa siano sufficienti per collocare l'imputata sul luogo del delitto? Già, cosa spinge il gruppo ad accantonare? Anzitutto il fatto che la prova Regina, da cui partì l'indagine della criminologa Antonella Delfino Pesce, ovvero il famoso bottone trovato in una pozza di sangue, non sarebbe solo di diversa grandezza, ma anche di diverso colore rispetto a quelli sequestrati dai carabinieri a casa della Cecere. Qui però ci si deve basare sui riscontri del 1996, dato che i bottoni vennero restituiti all'indagata e oggi non ci sono più. Io ho qualche dubbio al riguardo, cioè ho molta fiducia in questa testata, poi vi dirò, però evidentemente riporta delle dichiarazioni, perché se un omicidio è irrisolto, voi sapete che i reperti non si buttano e tantomeno si restituiscono. Quindi personalmente voglio più precisione su chi ha fatto cosa. Poi ci sono i testimoni, cominciando dai due, una mendicante e suo figlio, che dissero di aver incontrato una giovane donna dall'aria sconvolta con una mano insanguinata e fasciata a breve distanza dal luogo del delitto. Anche ignorando le incongruenze tra i due e il fatto che non riconobbero in foto la Cecere, scrive il giudice, quel che raccontarono confligge con la testimonianza della signorina, tra virgolette, ovvero la presunta testimone anonima che chiamò diverse persone nei mesi successivi all'omicidio, compresa la Bacchioni. Alla madre di quello che era allora il principale indagato, la signorina disse di aver visto la Cecere accostarsi al proprio motorino in via Marsala sotto lo studio di Soracco. Non era a piedi dunque. Sì, a parte il fatto che lei abitava lì vicino, quindi sistemi lo scooter un po' dove ti capita, poi qui non parliamo, qui lo mettono anche vicino ormai alle porte di casa, sono praticamente accavallati, questa è una zona ad alta frequenza. Comunque non era a piedi, quelli dicono a piedi, questa dice con lo scooter. La Cecere a quei tempi
Lavorava come donna delle pulizie per un dentista di Santa Margherita Ligure. L'uomo non ricorda se quel giorno lei fosse a lavoro alle 9:30, cioè mezz'ora dopo l'orario presunto del delitto. Ma è plausibile, conclude il giudice, ritenere che quella verifica venne effettuata nel 1996, allorché venne archiviata la posizione dell'indagata. Quindi qui è chiaro, ragazzi. Cioè, si è andati a ravanare tra le carte, si prende questo nome, magari ce ne sono anche altri, anzi io penso di sì, cioè, suppongo, e questo è un nome che potrebbe riaprire tutto un panorama poi di lavorazioni, di articoli, insomma, un'eruzione, mediatica. E qui viene il punto per me interessante. Anche qui ci si deve affidare all'intuito, perché il fascicolo con la richiesta di archiviazione e gli atti di indagine è andato perduto durante un'alluvione negli archivi della ex procura di Chiavari. Non si potrà mai sapere per certo se vi fossero prove a discarico decisive o valutate tali dall'allora pubblico ministero, ammette Nutini. Allora, in un primo tempo si disse che erano andate perse per un'alluvione a Genova, girava questa voce sui media. No, non è mai accaduto questo. E poi archivi, quali sono gli archivi? Ve l'ho già detto, ragazzi. Questo è stato anche il mio lavoro, quindi non esiste un archivio, soprattutto se poi si tratta di un fascicolo per omicidio non risolto. Ci sono vari depositi. A Genova, no, non è successo. Dice, ma è successo qui a Chiavari? Lì, non qui, lì. Ebbene. Io l'ho già detto e non ho problemi a ripeterlo perché non è un segreto che tutti gli atti erano alla questura di Genova e di certo non sono andati persi. Gli atti vengono poi spediti, inviati evidentemente volta per volta man mano che vengono acquisiti alle procure, in questo caso Chiavari. Ecco, però chi indaga può essere il commissariato locale, in questo caso parliamo di Polizia di Stato. E che però è sempre coordinato dalla questura, quindi si trovano i fascicoli in entrambi gli uffici e in questura c'era un intero scaffale che ricopriva un muro. Quindi che siano andati persi, posso permettermi di avere dei dubbi, però in questo modo uno si risolve tutto, dice vabbè, non possiamo più farci nulla. Circa le confidenze raccolte da amici e conoscenti dei Soracco, compresa la signorina, pesa il cattivo giudizio nei riguardi dei due, a fronte di dichiarazioni inveritiere di condotte quantomeno discutibili. In particolare la telefonata che un'amica del commercialista avrebbe ricevuto la sera dell'omicidio da una donna che si candidava a sostituire la segretaria assassinata, non è provata. L'asserita destinataria della chiamata non ricorda di averla mai ricevuta. Vi rimando sempre ai precedenti video. E l'altra telefonata scottante, quella fatta dalla stessa Cecere a Soracco per negare ogni interesse sentimentale verso di lui, secondo il GUP non dimostra affatto l'esistenza di un rapporto stretto tra i due, ma solo che lei era spaventata e convinta che il suo coinvolgimento nella vicenda derivasse da qualcosa che lui poteva aver detto agli inquirenti, tanto più considerando che non vi è traccia di Soracco nei diari della Cecere, ove invece si trovano i nominativi di altri uomini e delle sue storie sentimentali, o nelle testimonianze di chi frequentava l'uno e l'altra. Ma vi pare mai che in un ambiente abbastanza ristretto, insomma, come Chiavari, e dintorni, ma se questi due fossero stati fidanzati, fossero usciti insieme, fossero andati insieme in discoteca, in pizzeria, al cinema, non si sarebbe saputo. Ecco, poi apprendiamo appunto che la Cecere teneva diari. Quanta gente tiene diari? Tiene diari, però vengono estrapolate magari delle frasi. In questo caso, quello che poteva andare a discolpa di Cecere o di Soracco a noi non è stato comunicato. Finora. Se il movente non convince, nemmeno la dinamica dei fatti induce a collocare l'indagata sulla scena del crimine. L'aggressione sarebbe cominciata nell'ingresso. Vi ricordate, io di questo vi ho parlato facendo le mie ipotizzate ricostruzioni. Quindi sarebbe cominciata nell'ingresso, ma non è agevole ipotizzare che Cecere, appena aperta la porta, si sia immediatamente procurata l'arma del delitto. Ma vi ricordate, era un argomento anche dell'avvocato di Raniero Musco, del primo avvocato. Entro a coltello, entro e le do una botta in testa, un po' poco credibile. Poi siamo in una scala aperta.
Sapete di quelle scale degli anni 60, insomma, dove se ti affacci vedi i piani di sotto e di conseguenza eri abbastanza esposto alle 9 del mattino di lunedì, all'ingresso, all'uscita di altre persone dalle rispettive abitazioni. E quindi non è agevole ipotizzare che la Cecere potesse muoversi con disinvoltura nello studio, è quello che abbiamo detto di tante altre persone per altri casi. Cioè io arrivo quindi già programmato per uccidere e... ho già l'arma in mano, che naturalmente non si trova, so benissimo come muovermi, lavarmi, eccetera. No, sono piccole riflessioni, non sono pensieri da Immanuel Kant, spiccioli di buon senso. E non si capisce comunque chi avrebbe fatto scorrere parecchia acqua in bagno, particolare confermato da una vicina, sebbene i sanitari fossero poi stati trovati puliti e asciutti. E altro inciso, non abbiamo certo fatto le indagini su 10 anni dopo, come per 10 anni dopo erba, però se ti lavi in fretta lasci sangue. E lasci sangue! E non voglio più discussioni in questi termini, su questo argomento. Ancora dire che non è possibile. Scusate, quando ce l'ho, ce l'ho. E non si capisce a chi appartenga la voce non giovanile che una cliente del commercialista disse di aver sentito dopo aver chiamato più volte l'ufficio in orario compatibile con quello del brutale assalto. Un particolare a margine, tra gli elementi a sostegno, l'accusa ha menzionato una conversazione carpita tra Soracco e la madre durante le indagini. Quanto danno ci ha fatto quella donna lì, eh? Aveva detto l'ex professoressa, riferendosi alla Cecere secondo il PM. No, replica il giudice, poteva trattarsi di Nada, lo proverebbe il fatto, cioè che parlassero di Nada, lo proverebbe il fatto che l'Abbacchioni, incontrando anni dopo la madre della vittima, non l'avevano mai detto che si erano incontrate, ebbe a dirle che quello che era successo aveva rovinato la vita di suo figlio. Opinione del resto condivisa dalla sua defunta sorella Fausta, la zia di Soracco, che nel suo memoriale scrisse parole sprezzanti anche verso papà Cella. Pover'uomo, mi fa tanta pena, ma se non sa leggere o parlare, abbia almeno il buon senso di stare zitta, zitto. Ora, noi dobbiamo capire che dopo la disgrazia lo studio fu chiuso, poi le spese legali, la gente si arrabbia se viene accusata innocente. Fino a prova contraria, questi sono stati sempre ritenuti innocenti. Si tratta di un trauma che coinvolge anche chi non c'entra, ma si è ritrovato vicino alle vittime. Naturalmente qui si ipotizza che il papà, persona semplice, non avesse letto gli atti, si affidasse ovviamente a chi ne sapeva di più. E dunque, che dice la criminologa Delfino Pesce o Pesce Delfino? Stesso nome di un consulente per il caso di Palmina Martinelli, vi ricordate? Imbarazzante leggere le motivazioni della sentenza, nessuno ha mai voluto un colpevole a tutti i costi. E lo sfogo di Antonella Delfino Pesce, artefice della riapertura delle indagini, si è sempre cercato di arrivare a un contraddittorio che sarebbe stata l'occasione per mettere a confronto tra loro, a confronto, tre indagati che fino ad oggi si sono presi beffe di tutti. Queste sono affermazioni un po' gravi, perché per quanto io mi ricordo, e vi ho già detto, Soracco è sempre stato molto, molto disponibile con i giornalisti, cioè più di quanto non lo sarebbero stati molti altri, e questo va riconosciuto. È sempre stato gentile e non ha mai tenuto atteggiamenti, diciamo, iracondi, anzi, boh, se questo dimostri qualcosa o qualcos'altro, per ognuno dimostrerà qualcosa di diverso, però è così. Quindi che si siano beffati, non so. Si sono presi beffe in primis della magistratura, dimostrando che si può omettere, mentire e rifiutarsi di dare spiegazioni senza inciampare in alcun capo di imputazione. Un tono che mi ricorda la Carlizzi quando parlava di Alberto Bevilacqua. Questi sono stati interrogati, vagliati, valutati. Qua stiamo dando dei titoli senza darli a chi ha indagato nei primi anni. Eppure nemmeno nei confronti, continua Delfino Pesce, di Soracco e Bacchioni, accusati di depistaggio, si è scelto di procedere. Ora, io l'accusa di depistaggio non la vedo. Depistaggio non è un reato. Si dice che abbiano omesso. Voglio vedere le carte. Quando le vedremo, tutte. Perché si è ritenuto che da indagati si fossero limitati ad astenersi dal rendere dichiarazioni autoindizianti o a tutelare il prossimo congiunto. Certo,
hanno risposto a domanda, rispondono. Fosse stata reticenza o qualcosa d'altro, si sarebbe proceduto nei loro confronti. Ma Delfino Pesce obietta: come si può addurre colpe gravissime all'indagato? Gravissime, non ci sono state. Addurre non vuol dire che questo sia stato, questa è la mamma o la zia. Attenzione, c'è di mezzo anche la domestica, perché a un certo punto era la domestica che diceva di aver visto Nada che prendeva il floppy. Ma comunque, tutte queste persone non sono state indiziate, cioè indagate. Ci saranno state indagini, ma nessun procedimento avviato. Quindi, insomma, io vedo che si parla con molta libertà. E quindi come si può non prendersi poi la responsabilità di un processo? Come si può prosciogliere, sentite, l'indagata sulla base di un DNA cercato e non trovato dopo 3 decenni? Ma qui veramente si capovolge l'argomentazione. DNA cercato e non trovato, appunto, non trovato dopo 3 decenni. Cioè, su cosa vogliamo mettere l'accento? Sui 3 decenni? Ma sarà stato esaminato subito qua, perché lei, avete visto, la cecera era entrata già nel mirino. E anzi, dopo 3 decenni aveva ancora lo stesso scooter. Qui vale lo stesso ragionamento che per Stroppiana: si tengono scooter e automobili per decenni queste persone. Siamo sempre in ambito di magari mentalità parsimoniosa, benché la cecera non sia ligure ma campana. Però sono ancora lì, potevano buttarlo, rottamarlo, e ce l'hanno. Andate a esaminare, non c'è nulla. Poi dopo 3 decenni vorrei ancora vedere. Io veramente, siamo in Liguria, metà Sosseghe e Somma, non ci posso credere. Metà Sosseghe e Somma. Avete capito. Come si può presumere l'alibi sia stato verificato nel 96 se nulla è agli atti? Beh, sugli atti vi ho detto, insomma, si possono cercare. E comunque, se questo è stato stabilito, vuol dire che dei magistrati l'hanno stabilito. Qui stiamo andando a raffica. Continua lei: sarebbe giusto qualcuno si prendesse per una volta la responsabilità di avvertire i familiari di omicidi irrisolti, di non aspettare più di farsene una ragione, perché per loro lo Stato non ci sarà. Beh, io non direi che non c'è stato, perché ha riaperto le indagini. Quindi, che non ci sono le prove, non ci sono gli indizi. E poi, mai sentito parlare di innocenti in carcere? E si è sempre detto: meglio no, un colpevole libero che un innocente in carcere. La legge attua il principio in dubio pro reo. Non so se magari l'abbiamo sentito. La procura però non si dà ancora per vinta. Il sostituto procuratore Gabriella Dotto prepara il ricorso, spalleggiata dall'avvocato della famiglia Cella. Si parla di sviste importanti nelle motivazioni del GUP, cioè un GUP che ha esaminato fresco di disamina già viene tacciato di incompetenza sostanzialmente. A cominciare dall'alibi della Cecere, sembra incredibile, ma pare nessuno 28 anni fa avesse pensato di chiederne conferma al suo datore di lavoro, e oggi è troppo tardi per farlo. Ma se si è presentata o non presentata, sarà stato chiesto. Io ipotizzo, scommetto sul fatto che sia stato chiesto. Il problema è a che ora. Però, abbiamo detto tante volte, poi non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Allora, arrivederci e grazie, che dopo un omicidio efferato sei pieno di sangue, che prendi lo scooter e fischiettando te ne vai a lavorare. Ti devi aggiustare e riaggiustare più e più volte. E anche riguardo al fatto che, insomma, siano stati lavati gli abiti della Cecere. Ma insomma, uno li lava gli abiti, li lava. Vediamo adesso, nella seconda parte, vedremo il paragone con il fatto di Luciana Bicci.